Festival nuovo a Ostia. Cosa ne pensi e cosa gli auguri per il futuro? Mi auguro che sistemino la strada Roma-Ostia, così raggiungere il Festival Ostia 2 sarà un po' più agevole. Ostia, secondo te che luogo sarà nel futuro del cinema italiano? Ma tutta l'Italia è un set meraviglioso e bellissimo, basta la buona volontà, insomma. L'augurio veramente che faccio, esattamente come scherzando ho detto della strada, è che ci sia un'attenzione, una cura maggiore all'incentivo appunto di iniziative come queste che portano la cultura sul territorio, che lo valorizzano e che portano sia un guadagno ovviamente in termini economici, che è un guadagno in termini socioculturali. Grazie. Vince miglior attrice dell'anno OIF 2019 Francesca Einaudi. Proposto questa sceneggiatura, io l'ho letta, mi sono innamorata del ruolo e questi due pazzi mi hanno trascinato nella Sicilia più fonda. È stato un bel viaggio, intenso. Sono quattro maschietti che hanno scritto il film, ma quello che hanno scritto è estremamente gentile. Ci si tira mai indietro di fronte alla paura di abbruttirsi umanamente e anche fisicamente di fronte a dei ruoli, o invece è una sfida secondo te? Penso che restare umani nel senso di non aver paura di tutte le manifestazioni dell'umanità sia uno strumento per fare resistenza civile. A volte il cinema ti porta a fare dei viaggi e a visitare luoghi emotivi, umani, che non ti aspetteresti, e per questo è un arricchimento gigantesco, e lo è nello scambio sia per chi lo fa che per chi lo riceve.